influenza, non in una versione un personaggio influenzante, ma per il fatto che il potere Vargas, che doveva essere a fare gli onori di casa, ha preso così influenza e non è potuto essere presente, quindi lascia a me un saluto, diciamo, istituzionale da parte della Hermandad, alla quale siamo molto grati per averci qui ospitato. Questi luoghi sono tra l'altro dubbiamente legati al nostro studio e a uno degli ospiti qui presenti, perché in passato c'è stato l'Istituto Cervantes che è stato ospitato in queste mura. Infatti, per esempio, troverete la lapide qui fuori che ricorda la presenza dell'Istituto di Cultura Spagnola. E all'Istituto Cervantes studiò il professore Francisco de Tejada negli anni suoi napoletani, in cui lavorò per portare alla luce quello che è il pensiero politico della Napoli ispanica, realizzando una monumentale opera in 5 volumi che è una sorta di rivoluzione copernicana degli studi sul periodo ispanico, perché dimostra che il momento della presenza ispanica non è stato assolutamente un momento di decadenza, come viene descritto dalla leggenda nera risorgimentale, bensì un momento di grande espansione. Il numero degli studiosi che l'opera, 2000 pagine opera, conta, il numero lo dimostra ampiamente. L'opera, peraltro, è stata tradotta in italiano grazie all'intuizione geniale di Silvio Vitale. Tra l'altro ringrazio la presenza di Edoardo, del figlio, che è venuto qui tra noi, e che ha ereditato dal padre la direzione della rivista L'Alfiere, sulla quale per primo i testi di Francisco Dias de Tejada furono presentati già negli anni 60, 70, 80, e che poi appunto nell'anno 2000 iniziò a essere tradotta integralmente. Adesso l'opera è disponibile in 5 volumi più uno di indici e commenti, tra l'altro a cui commenti di coloro che stanno esattamente di coloro che stanno parlando in questo momento. Quindi io vi ringrazio e vorrei chiedere al principe di Canosa, l'ultimo discendente penultimo, perché c'è la figlia, ma l'ultimo discendente maschio dell'attuale appunto titolare del titolo del principe di Canosa, di venire un attimo qui. Lo ringrazio, è stato estremamente gentile e disponibile, e tra l'altro nel secondo volume delle opere dei saggi maggiori c'è anche